guys, Redron here. Benvenuti in questo nuovo video qui sul mio canale. Oggi siamo su Monster Hunter 3 Ultimate Edition e ovviamente sto cambiando la mia arma perché oggi andremo a battere un mostro fighissimo, il Jacrus d'Avorio. Bam bam bam. Ok, sono in pigiama, vi starete chiedendo: Randy, mamma mia, sei in pigiama, ma devi fare un video. Bros, allora, il tempo che ho è già poco. Sono appena tornato, sono morto. E poi pensavo che in pigiama facesse figo fare un, cioè, un video in pigiama. Non l'avevo ancora mai fatto, quindi avevo fatto lo stream in pigiama, però un video in pigiama no. E quindi ho detto: ma sì, lo possiamo fare un video in pigiama, chi cazzo se ne frega. Detto questo, il mio personaggio è sempre lo stesso, perché sto giocando pochissimo, e questi tizi, so come, sono degli dei, come potete vedere dalle loro armature. Bro, io adesso non è che vorrei dire, però mi fate sentire un po' a disagio. Cioè, mi sento davvero tipo l'ultimo arrivato vedendovi. Io vi voglio bene, sia chiaro, se mi fate farmare vi voglio un sacco di bene. Però mi sento un po' a disagio. E adesso, se partissimo insieme per questa magica avventura qui su Monster Hunter, sarebbe tutto più bello. Asura, please. Please, please. Ok, please. Asura, che cazzo sei? Guarda che ti inculo Kayamba. Guarda, lo vedi Kayamba che sculetta alla tua destra, alla tua sinistra? Guarda che te lo inculo, eh. Guarda che te lo inculo. Parti, parti, bro, parti. Mi è arrivato nell'ultimo video di Exit un commento che mi diceva: bro, sei diventato troppo volgare, io smetto qui di seguirti, non sei più quello di una volta. Direi a tutte le persone che pensano questa cosa che la porta è lì, voi non la vedete ma è effettivamente lì, andate. Mi dispiace, però penso che io devo essere Randy in tutto e per tutto nei miei video, e Randy dice anche la parolaccia, e quindi ci sta. Allora, il Jacrus Avorio, dove cazzo è che si va a ficcare? Non mi dite là, perché no, qua dovrebbe essere, no, è di qua, zona, ok, perfetto, mi ero un attimo disorientato, brothers. Dicevo, ma what the fuck, perché dovete sapere che è davvero da diverso tempo che non gioco. Sto giocando praticamente solo ed esclusivo. Oh, oh, buongiorno! Come se non l'avessi visto proprio. Se, bro, mi dicevano che lei è davvero piccolissimo. Madonna, via! Via, Randy, mamma mia! Jesus, ok. Questi lo stanno massacrando. Ma avete visto che cazzo gli hanno lanciato addosso? No, bro, fermi. Allora, ascoltate, io vi voglio bene. Mi voglio un sacco bene, però ci devo fare un video io su questo mostro. Cioè, gli dobbiamo dare il giusto tempo. Non possiamo massacrarlo in mezzo secondo, sennò mi esce un puttanaio con 28 miliardi di mob. Vabbè, uscirà un puttanaio da 28 miliardi di mostri, non è un problema. Il tempo scarseggia e alla fine, sti cazzi, ne facciamo anche più di uno se riusciamo. Aia! Jesus, no, no, evita la codata, grande, grande, schivata più due, io ti amo, lo sapete, io ho un rapporto di fraterno amore, ma anche qualcosa di più del fratello. Oh, è caduto tutti insieme, è caduto, andiamo a massacrarlo tutti insieme, la la la. E il Jacrus d'Avorio è teoricamente il boss finale del gioco. Bam! Spoiler! Senza avviso. Mamma mia! Sì, dalla storia single player però. Dalla storia multiplayer è qualcuno di un leggermente più cazzuto dal nome di Alatreon e di Remilandis. Jesus! Non sono assolutamente mica due draghi anziani. Ma assolutamente. No! No, no, Randy, no, no, tu che bevi sempre nei posti più sbagliati. Guarda quello che ci dà dentro, quella cazzo di katana. Ma è una katana o uno spadone? Una katana. Eh sì, ma la voglio pure io quella. Ma quella è la katana del... quella è la katana del Xenoprestigio, raga. Ecco, io in realtà vi volevo portare un gameplay col Xenoprestigio. Però, sono entrato in due lobby. In due lobby dove si formava il cazzo di Xenoprestigio. E indovinate un po', la prima ho aspettato tre quarti d'ora e l'hanno chiusa. La seconda ho aspettato altri tre quarti d'ora e indovinate un pochino, l'hanno chiusa, brothers. Ma mi dicevano che proprio stasera ho un culo grande quanto quella di Alba Parietti. Oh yeah.
se non sapete chi è, c'è Google. E quindi, bros, davvero, cioè, alla fine ho detto, beh, forse non è il caso di fare una stanza per il Ginogastigio, o Zinogre, che dir si voglia, è uguale, è il nome giapponese, è quello italiano, è quello giappotedesco, e vabbè, quello lì. E quindi, alla fine, è sempre lo stesso. Madonna, la... Madonna, quella bravissima donna, mi ha elettrificato anche il culo. E lui ha sprecato, ha sprecato una trappola, ha sprecato una grossa trappola. Beh, sti cazzi. Go, go, go. Ci prendiamo un'erba. If you know what I mean, brothers, ci prendiamo un'erba. Intanto fatemi controllare se è tutto. Sì, è tutto a posto, che bello. Ho fatto partire anche la registrazione della webcam, perché non essendo abituato. Oh, porca mignotta. Senti, quella roccia aveva famiglia, aveva figli. Come ti permetti di togliergli la vita così? Come se non fosse successo niente. Cioè, come se fosse una roccia. Ma io non lo so. Ma questa gente, questi la Jacrus, ma che cazzo, chi è che li alleva così? Vorrei dire, via 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 via, questo esplode, ci fa saltare in aria a me, agli amici Fritz qui e a tutti quanti. Se venite, eccolo lì. Se venite qua, ma guarda, io ti potrei dire che non c'è una trappola, ma c'è. Non puoi dire che non te l'avevo detto. Ci sei venuto, cazzi tuoi. Poi, sinceramente, bro, cioè, io ti devo anche ammazzare, quindi non posso dirti a non cascare nelle trappole, perché effettivamente non è giusto, perché non puoi fare un cazzo. Ti devo dire, no, cioè, ti avviso, poi se ci vieni, cazzi tuoi. Eccolo lì. E giustamente io mi gratto il naso e lui mi attacca con la cosa. Vieni qui, allora, no, via. Vabbè. Vabbè, doppio. Vabbè, triplo. Oh, grazie per la cura. Dovremmo ringraziare. E dovremmo anche fare la cote. Quindi, mentre fai la cote, scriviamo al volo thanks. E abbiamo finito. GG for la caccia. Per la caccia, brothers. For the hunting. Ok, andiamo a prenderci la nostra bellissima robetta. Allora, voi non leggete la chat perché la chat è in basso a sinistra, ma in basso a sinistra c'è la webcam. Però non posso mettere un altro posto perché in alto a sinistra c'è la vita, in alto a destra c'è la mappa, in basso a destra ci sono gli oggetti. Dove lo metto? Non lo metto. E quindi mi dispiace, ma non potete leggere la chat. Però, sti cazzi. Allora, quanto tempo è passato? Controlliamo. Ah, solo 7 minuti e 58. Ne facciamo absolute un altro. Dico sempre sì. Oh, bro, vieni qui che ti rompo il culo. Vieni qui che ti scasso. Vieni qui. Oh, grazie tanto. Gentilissimo. Dicevo, ne facciamo sicuramente un'altra. Vediamo che cosa ci ha dato Madre Natura nella casa. Madre Natura, diciamo la nostra bravura. Però, cosa ci ha dato nella cassa fantastica, un po' psichedelica del nostro La Jacrus Avorio Version. Ah, manto, ottimo. Manto, artigli, corno duro, un sacco di amuleti, amuleto antico, ottimo. Sfera armatura, buonissimo. Il fulgur, ottimo. Corno, ottimo, ottimo, ottimo. E lo sperone, grosso sperone che si trova su pochi La Jacrus. Buono. Fatto. Vediamo che cosa ci esce da questa roba qua. E neanche un livello 10, grazie mille. Allora, spaccone, scudo più uno, questo è carino. Carica più due fame, sfinitore, avevo letto sniffatore, ma va bene. Coraggio più due, invia alla cassa, fatto, bla bla bla. Sono il livello 35, GG a me. E non era né il più lungo né il più corto che ho ucciso, ma non ci interessa. Allora, brother, se riprendiamo con il prossimo mostro, appena lo scegliamo, se non esplode la lobby. Quindi a tra pochissimo. E brothers, siamo qua perché mi hanno detto: qualcosa c'è di meglio in una puntata di fare un La Jacrus di Avorio? Farne due! Perché giustamente sono entrato in una stanza? Sì, in una lobby. Ecco, il termine corretto è lobby. In una lobby dove stiamo farmando il La Jacrus d'Avorio. E io, da bravo pirla, non me ne sono accorto. Oh, buongiorno! Allora, vorrei tanto sapere perché è così cattivo con noi che la vogliamo semplicemente squartare a metà. Mica la vogliamo uccidere. Cioè,
squartare metà non implica il fatto che lei debba morire. Potrebbe rimanere sempre vivo, soffrire come un cane, ma rimanere sempre vivo. Non capisco questa sua strana... Oh, merda, sono morto. Oh, Jesus. Ah, no, è solo... vabbè, curiamoci che quando fa questa cosa qua io sono sempre molto timoroso inside, perché ho detto, se quello mi fa il fulmine mi stupra anche l'anima. E effettivamente è la verità. Perché, no, l'armatura di Rathalos azzurro non è debole al fulmine. Fortunatamente, almeno questo il signore mi vuole bene. Però quella di Rathian... Oh, adesso sono stunnato. Oh my god. Quella di Rathian rosa che avevo prima. Oh mio Dio, ci sono andato proprio in bocca come un coglione. Grazie. Grazie, guardate che muoio. Sono morto. Perfetto. Scriviamo un bel sorry, perché giustamente se no mi dico guarda quello che nabbo. Effettivamente avete ragione, brothers, però io cerco di non farlo notare. Se poi si vede così tanto, bro, mi dispiace. Mi dispiace un sacco. Comunque, mangiamoci la bistecca. Dove cazzo ho le bistecche? Bistecche, perfetto. Mangiamoci una bistecchina e torniamo al volo, al volo, al volo, al volo, al volo, al volo, al volo dal nostro amico la Jacrus, che sta facendo il culo ai nostri compagni di caccia. Dove ci possiamo andare? Ci andiamo da qui, vai. Ci andiamo da qui. Hanno messo pure una trap. Però quei tizi, cioè questi tizi sono divinamente divini, cioè fanno un danno impressionante. Io quante ore di gioco c'hanno? Perché io ho quasi 200 ore di gioco su sto gioco e non sono ai loro livelli. Loro quante ne hanno? 2000? No, perché davvero, quanto cazzo ci avete giocato per farmare tutta quell'armatura lì? Oh, buongiorno! Mi dicevano che mi ha ucciso prima. Non ricapiterà più. Io lo prometto, non ricapiterà più. Ho capito che non le piace essere squartato, ma non si preoccupi, che adesso provvedo. La vede la mia lama infuocata? È per cuocere meglio la sua carne quando gliela inficco dentro per fare... non far fare le cicatrici. E io faccio un unico grande squarcio che le rimane sulla pelle a vita. In realtà a morte, perché muori. Però cioè, potresti morire, non è mai detto. Questa è sempre un'ipotesi. Però diciamo che lì per lì, mentre lo faccio, lei è ancora vivo. Buon la Jacrus Avorio. Brother, se fa un freddo, cazzo. Io intanto, cioè, io commento, intanto mi sto gelando le balls, perché le nostre amiche balls, che tutti conoscono, sotto questo eufemismo molto eufemico, perché fa un freddo cane. Cioè, siamo... Oh, cattura? Lo catturiamo? Lo catturiamo? Lo catturiamo? Lo sgadduriamo? Dai, bella! Mamma mia, nonna e zia, GG brothers. Una cattura e una caccia per, è una, un'uccisione per il Jacrus d'Avorio. Devo dire che possiamo essere soddisfatti per questo videuccio. Comunque stavo dicendo, fa un freddo cane, perché non lo so, però fa freddo. Oggi mentre tornavo da lavoro mi è caduto praticamente un fulmine. Io ero qui e un fulmine mi è caduto qui. Cioè mi sono visto tipo morto, però poi ho detto vabbè, no, sono ancora vivo. Ho visto un fulmine in faccia, la morte mi ha salutato dallo specchietto retrovisore della macchina, però poca roba. Brothers, vediamo cosa ci ha dato la cassa della missione, ovviamente, e poi andiamo a chiudere questo fantastico video. Dalla settimana prossima, fatemi controllare, io mentre qua vediamo, io controllo, settimana prossima, sì, probabilmente da fine settimana prossima, quindi venerdì, no, scusatemi, giovedì 6 o martedì 11 inizierà Zelda, che si intervallerà con Monster Hunter, quindi faremo un giorno, cioè un martedì, tipo martedì Monster Hunter, giovedì Zelda o così via, e via 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 così. Grande mantello la Jacrus, grande quello, questo è ottimo. No, la cassa è piena, non ci voglio mai credere. Prendi tutto mio, Zaffiro Lagia, tutta roba mia, lasciamogli tutto qua dentro casa. Ah cavolo, non mi sono dimenticato di svuotarmi, gli lascio tutto. Me ne sbatte la ciolla. Me ne sbatte la ciolla. Ciollosa, lo sai. Vende oggetti ed esci. Yep.
ciao. Valuta, ok. E capitano, sì, invia la cassa, fatto, perfetto. 35, ancora a livello 35. Perfetto, brothers, noi ci vediamo in un prossimo video, lasciate un mi piace, un commentino, e qua sotto vi ricordo che in descrizione c'è sempre la pagina Facebook, se ci venite e mettete mi piace anche lì, riusciamo a essere un po' più in contatto, anche perché scrivo almeno una volta al giorno sulla pagina Facebook e rispondo ormai a tutti i messaggi privati, quindi ci sentiamo sempre comunque, perché sì. E niente, enjoy, e che rende con voi, bye bye.